Mio padre era un giornalista, era cronista giudiziario del Giornale di Sicilia ed è morto perché faceva bene il suo mestiere, perché si era inoltrato prima di altri su territori pericolosi, stava alzando il velo su un mondo, come dire, nuovo, non era più una mafia arcaica, ma una mafia che aveva trovato nuovi equilibri e nuovi legami anche con la politica. Mio padre era un entusiasta, era un uomo dalle grandi passioni, un uomo che lavorava dalla mattina alla sera. Lui in fondo era un servitore della gente, un servitore del lettore, cercava di rendere un lavoro più credibile e migliore possibile, andando ad approfondire le cose che scriveva, andare a toccare con mano. Questa si chiama passione civile. Lui usciva dal giornale dopo una giornata di fatica che cominciava alle 10 dal Palazzo di Giustizia, salutando tutti, uomini del Colorado, vi saluto e me ne vado, sempre con la battuta pronta. Mi ricordo quando cantava Luna Rossa, le battute, le barzellette che mi raccontava, e poi questa capacità di comunicare, una capacità incredibile, una memoria incredibile per quanto riguarda i nomi, le famiglie, eccetera. Lui bastava avere un nome per ricostruire una storia. Una volta un mio collega, adesso in pensione, lo definì un allegro cantastorie di cronaca nera. Non si fermava davanti a niente. Per cui non ho mai pensato onestamente che mio padre potesse morire. In realtà lui sapeva che sarebbe morto, però non ha ceduto di un passo. Pochi giorni prima di morire lui mi disse con assoluta, come dire, tranquillità apparente: se mi dovesse succedere qualche cosa, tu devi fare questo, questo, questo. Papà, che stai dicendo? Ma che... Ti prego di prendere appunti e segnarti quello che ti sto dicendo. Tutto quello che mi ha detto mi è ritornato utile pochi giorni dopo. Lui sapeva di morire, però faceva coraggio a noi. Tanto è vero che quella sera io lavoravo al diario, ritornando a casa, girando l'angolo, ho visto una grande confusione. Mi sono accostato diciamo a quel gruppo di persone per cercare di fare il mio lavoro di giornalista. Ed è stato in quel momento che Boris Giuliano mi ha preso in disparte, mi ha stretto forte la mano e mi ha detto: Giulio, tuo padre. A quel momento la mia vita è cambiata, cioè mi è venuto meno il terreno sotto i piedi, cioè non ho avuto la forza in quel momento di guardare mio padre, di sollevare quel lenzuolo. Questo mancato abbraccio per 20 anni ha segnato la mia vita anche, creandomi anche dei sensi di colpa grandissimi. Tempo è galantuomo, ci sono voluti più di 20 anni per ricordarlo, però io dico sempre che non è mai troppo tardi. La memoria, come dico sempre, è il primo elementare atto di giustizia che rendiamo a questi morti che hanno dato tanto, tanto a questa Sicilia. Io spero che ci sia invece una nuova consapevolezza e una nuova speranza, perché altrimenti per i nostri figli non c'è futuro. Ricordare ci può essere utile per evitare di ripiombare di nuovo nel buio.